dobbiamo fare i mutui per intervenire sul manto stradale e oggi aggiungo anche sull'edilizia sostanzialmente del patrimonio pubblico. Se il governo non allenta il patto di stabilità interno, dobbiamo essere onesti e dire che purtroppo saremmo costretti a intervenire a spot. Noi questo non la vogliamo fare come amministrazione e siamo d'accordo con Guido, con il sindaco, che fortemente spingiamo per il fatto che questo patto venga liberato e che nei prossimi mesi si possa vedere a Roma un intervento e cantieri molto più seri, quanto oggi non possiamo fare, ma nostro malgrado per non nostra colpa. Grazie per l'impegno, perché soprattutto il maltempo poi dell'ultimo mese ha creato veramente danni importanti, tra l'altro, e ha fatto danni a diversi utenti delle due ruote, e abbiamo un esempio anche in casa Motodays con il nostro responsabile della comunicazione che è finito in una buca ed ecco il ginocchio aperto, quindi effettivamente i danni, però questo non dipende ovviamente da un partito o da un altro, perché chiaramente ci vuole una tempo che ci vuole, immagino, per poter fare gli aggiustamenti che servono. Allora io ringrazio Massimo Caprai, ringrazio anche l'assessore che è intervenuto. Il telefono già non mi funziona più. Grazie, devono scattare per appunto un incontro proprio per Roma Capitale. Allora io passerei adesso la